Ogni volta che piove, che c'è un'allerta meteo, voi che cosa pensate? Col patema d'animo, con Sallacchi. Un altro forte temporale nella notte, per fortuna senza serie conseguenze, e poi l'allerta meteo che è stata estesa anche nella giornata di sabato, anche nella zona di Arezzo, per il momento è rimasta tale, allerta non pioggia, anzi c'è un sole che però certamente non cancella i timori, le paure delle persone che abitano in alcune zone, come qui, siamo in via Capponi, zona via Romana ad Arezzo, dove anche l'altro giorno per una poi neanche troppo intenso, è finita di nuovo sott'acqua, e ogni volta dunque che c'è una nuova allerta le persone giustamente hanno paura di ritrovarsi ancora allagati. È antiacqua, certo. Questa? Che cosa sono queste? Sono due paratoie che servono per cercare di alleviare un pochino d'acqua che arriva da tutte le parti, perché quando arriva il fiume che viene da via Romana, questo qui è un fiume in piena che allaga da tutte le parti. L'acqua vi arriva direttamente in casa? Dove arriva? A me mi arriva direttamente nelle cantine. E l'ultima volta c'avevo 1,65 m d'acqua. Frigorifero, sì. Tutto danneggiato. I mobili, e giù sotto se un bar sono un po' rimessi al posto, quello che si è potuto riutilizzare. Conviene che assicurarsi chi abita in queste zone? Converrebbe fare l'assicurazione contro l'alluvione. Se andate in casa, dopo un poco si è tornato giù. Pieni i fondi, e se i miei parenti qui a Autagli, quanta acqua cavolo.